Vuoi essere sicuro in ogni situazione e avere un'autostima veramente incrollabile? Questa non è una domanda facile, facile, facile. Anche perché non ho detto come sviluppare una semplice autostima o come essere un pizzichino più sicuro di sé. Qua parliamo di essere davvero sicuri, ma in ogni situazione. Ti anticipo già il fatto che si può fare. Non è gratis, come tutte le cose importanti, non è gratis. Bisogna investire in risorse, apprendimento, sviluppo di nuove abilità, eccetera. Ma si può fare e tutti lo possono fare. E soprattutto, alla fine di questo video ti svelerò anche quali sono le quattro aree di intervento importantissime affinché tu, sì, proprio tu che mi stai ascoltando, possa sviluppare un'autostima incrollabile o essere sicura o sicuro di te stesso in ogni situazione. Sei pronto? Sei pronta? Benvenuti in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe e questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale fantastica, soprattutto perché è concentrata su di te. Sì, io voglio che tu faccia un grande salto di qualità, un grande, enorme salto di qualità, se tu vorrai e se vorrai applicare le strategie e puoi imparare in ogni mio video. Vedi che ci sono più di 550 video su questo canale. Iscriviti, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici, insomma rimani agganciato. Oggi parliamo di autostima e di sicurezza ed esistono vari livelli di autostima. Esiste l'insicurezza e il livello 0, quello dove ci sentiamo insicuri in ogni situazione. Poi esiste il livello 1, un'autostima situazionale, che significa che ci sono delle situazioni e degli ambienti in cui mi sento sicuro di me e ci sono delle situazioni in cui mi sento insicuro, destabilizzato, fuori luogo, non so cosa fare, mi sento, insomma, non mi sento a mio agio. Poi esiste un livello ancora più alto che l'autostima robusta. A questo livello ci sentiamo sicuri quasi in ogni situazione. Abbiamo la sensazione che bene o male ce la caveremo comunque e iniziamo ad avere una sicurezza interiore veramente importante. E poi c'è l'ultimo livello, quello più in alto, quello più potente, che è sviluppare un'autostima incrollabile. Quindi ci sentiamo sicuri, molto sicuri, in ogni situazione. Prima di capire come si fa, iniziamo a eliminare un po' di pippe mentali dalla testa della maggior parte delle persone. Uno, non si nasce né sicuri né insicuri. Ma io sono insicuro. Ma io sono insicura. Non è una caratteristica. Non è che dire, io ho gli occhi azzurri, io ho gli occhi neri. No, quelle sono caratteristiche. La sicurezza è un'abilità. Nessuno nasce sicuro, nessuno nasce insicuro. Tutti abbiamo tutti i geni per essere estremamente sicuri, però ovviamente va sviluppato. Togliamo anche un'altra pippa mentale. Tutti possono sviluppare un'eccellente autostima e possono sviluppare un'eccellente sicurezza. Utilizzo la parola sviluppare non in maniera così casuale, ma perché si sviluppa l'autostima, si sviluppa la sicurezza e non è gratis. Evviva Dio che non sia gratis! Perché le cose importanti è fondamentale che vengano conquistate e la sicurezza e l'autostima possono essere conquistate. Ma bisogna lavorare su quattro aree di intervento. La prima area di intervento io l'ho chiamata l'autostima si nutre. Un po' come se l'autostima fosse un bambino piccolo che ha bisogno di mangiare tutti i giorni, più volte al giorno, nel tempo per poter crescere. Noi cosa facciamo? Siamo abituati a sentirci bravi o a prenderci un complimento solo quando facciamo qualcosa di straordinario. Che nella metafora del bambino è come prendere 30 kg di cibo, dargli 30 kg di cibo e dici: mangia! Il bambino vede 30 kg di cibo e fa: wow! Amia, 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 amia. Però dopo un po' si è saziato. E se ne va a giocare. E il resto del cibo? Non può essere utilizzato dopo. Il bambino non ha bisogno di mangiare una volta al mese 30 kg di cibo. Il bambino ha bisogno di mangiare tutti i giorni, 3, 4, 5 volte al giorno. Stessa cosa vale per la nostra autostima. Dobbiamo nutrirla tutti i giorni, più volte al giorno. E quali sono i nutrimenti, i cibi dell'autostima? Sono i riferimenti positivi. Quando noi ci rendiamo conto di essere stati bravi a fare qualcosa, oppure che quella situazione entra completamente nelle nostre competenze, quindi lì noi siamo sicuri. Questi riferimenti positivi sono alla base della nostra autostima per creare l'autostima, quella là più robusta. L'autostima si nutre e poi entra in qualche circolo virtuoso che ti permette di fare un passo in avanti, un passo in avanti, un passo in avanti. E anche questo va a alimentare la tua autostima. Seconda area di intervento è la famosissima zona di comfort.
Tutti parlano della zona di comfort, se ne parla dagli anni 80 e tutti dicono: vuoi crescere? Devi vivere fuori dalla tua zona di comfort. Mai più grande cazzata è stata espressa dall'essere umano. Non si può vivere fuori dalla zona di comfort. E cerchiamo di capire bene che cos'è la zona di comfort, dove si può vivere, cosa è importante fare per la nostra autostima e per la nostra crescita. La zona di comfort è tutta quella zona, sia fisica, reale che metaforica, dove noi ci sentiamo completamente a nostro agio. C'è chi ha una zona di comfort molto ampia perché ci ha lavorato molto, e poi c'è chi ha una zona di comfort molto piccola, purtroppo, perché magari o non ci ha lavorato sopra, oppure perché alcuni traumi l'hanno fatto indossare una corazza emozionale. Ma questa zona di comfort è la zona dove noi ci sentiamo completamente a nostro agio. E se vogliamo crescere, vivere solo fuori dalla zona di comfort non ci fa godere della nostra zona di comfort, per assurdo. Dobbiamo capire una cosa molto importante. Mettiamo il caso che noi stiamo qui e vogliamo raggiungere un obiettivo che sta qui. Qui è la nostra zona di comfort, perché ormai già l'abbiamo acquisite queste abilità. Andare direttamente qua, completamente fuori e lontano dalla nostra zona di comfort, potrebbe essere addirittura improduttivo, perché potrebbe essere addirittura traumatico. Allora bisogna allargare la nostra zona di comfort in maniera graduale e intelligente. Io sto qui, questa è la mia zona di comfort, vado qui, ma è lontano dal mio obiettivo. Sì, ma iniziamo ad andare qui. Esco un po' fuori dalla mia zona di comfort, mi adatto, acquisisco nuove abilità e un po' fuori, quindi riesco facile a farlo, riesco anche bene. E quando per me è diventato facile anche quello, ho allargato la mia zona di comfort e poi vado qui, un po' fuori, l'allargo e poi qui, un po' fuori, allargo, fin quando non arrivo qui e quella sarà diventata tutta zona di comfort e sarò cresciuto e avrò sviluppato tante abilità per raggiungere lì, e quell'obiettivo raggiunto non sarà estemporaneo, ma sarà bloccato, solido, sarà robusto e avrò strutturato all'interno di quella zona una mia autostima, una mia sicurezza veramente, veramente robusta. Questa è la seconda area di intervento. La terza area di intervento si chiama co-co-mi, continuo e costante miglioramento. Continuo e costante miglioramento. Aumenta la tua sicurezza sviluppando nuove abilità. Aumenta la tua stima sviluppando nuove abilità. E questo si fa con la crescita personale. Vuoi farti un vero regalo? Acquista un corso di crescita personale e applica le strategie tutti i giorni. È il più grande regalo che puoi fare nella tua vita. Tutto quello che investi qui resterà per sempre. Tutto quello che investi in cose pratiche, dopo un po' non funzioneranno più, si romperanno, si stracceranno, c'è una maglietta, l'iPhone si rompe, una macchina si rompe prima o poi, dopo diventano vecchie. Tutto quello che investi qua dentro lo porterai avanti per tutta la vita e allargherà la tua zona di comfort e ti permetterà di sentirti sicuro o sicura in ogni ambiente. Questa è la terza area di intervento. La quarta area di intervento è il modello di pensiero esperienziale. Che significa? Iniziare a pensare alle situazioni come esperienze. Esperienza piacevole, dove ho vinto magari, dove acquisisco nuove cose, prendo dei riferimenti positivi, ho sbagliato. È un'esperienza che può insegnarmi qualcosa di prezioso. Investire soldi, tempo, risorse in nuove esperienze, in allargare anzi le nostre esperienze. Tutto questo ci permette di alzare tantissimo la qualità della nostra vita, di goderci i momenti molto molto di più. Eppure quando viviamo momenti veramente di merda, momenti davvero traumatici, etichettarli come un'esperienza dal quale posso imparare qualcosa di prezioso ne fa salire l'importanza, diamo un significato diverso a quello che abbiamo vissuto. Un modello di pensiero vincente è straordinario. E inoltre, nel modello di pensiero esperienziale, c'è anche la logica di sfruttare sia gli alti che i bassi della nostra vita. Io ho fatto un video che ha avuto anche un bel successo, che è come diventare più bravi o più felici o più forti sia sfruttando gli alti che i bassi della nostra vita. Tanto tutte le persone vivono alti e bassi, però ci sono le persone che vivono alti e bassi così e stanno sempre allo stesso punto. Ci sono delle persone che vivono alti e bassi così, peggiorando sempre la situazione. E ci sono poche persone che vivono gli alti e bassi in questo modo, migliorando sempre la situazione. E il basso qui diventa molto più alto dell'alto che sta qua. Però per far questo bisogna fare un percorso di crescita personale. Stai nel posto giusto. Questo è Vinci con la Mente, è una community di crescita personale. Ovviamente è fondamentale non solo ascoltare un video in maniera passiva, ma passare all'azione e compiere tutte quelle azioni e quelle strategie ti fanno fare dei salti di qualità straordinari. Cosa stai aspettando? Cosa vuoi ottenere dalla tua vita? Sviluppa quelle abilità e arriva lì dove vuoi arrivare, perché la vita è una sola e puoi arrivare a sviluppare un'autostima, una sicurezza straordinarie, ma non è gratis.
fortunatamente, viva Dio che non sia gratis. Perché le cose veramente importanti, lo ripeto, è importante conquistarsele. Perché quando le abbiamo conquistate, hanno un valore interiore infinito, impagabile, qualcosa di straordinario, veramente straordinario. Scrivimi nei commenti quello che pensi di questo video un po' particolare sull'autostima. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!